Avvocato Bagattini, conferenza di dichiarazione di intenzioni, di intenti oggi. Facciamo un piccolo punto. Ma il punto è che bisogna fare presto. Chi ha i denari per comprare il Perugia, assumendosi la responsabilità di pagarne integralmente i debiti, che siano 4, 8, 10 o 15 milioni di euro, lo faccia subito, domani mattina. Se questi soldi, queste persone non ci sono, purtroppo che fallisca subito il Perugia, perché soltanto fallendo in tempi ragionevolmente brevi, e cioè domani mattina, massimo il rinvio di qualche giorno, ci sono i tempi tecnici per poter attivare la procedura di quell'articolo 52 delle norme organizzative interne della federazione, e cioè il tentativo di salvataggio del Perugia perché rimanga in categoria. Ipotizziamo che domani ci sia il fallimento del Perugia, come vi siete organizzati, come agirete? L'avvocato di campo ha già predisposto tutti gli atti perché mezz'ora dopo la dichiarazione di fallimento possa correre al Comitato Regionale Umbro, formalizzare l'iscrizione di una nuova società, versamento dei denari sufficienti per attivare la procedura, cioè 3 milioni di euro, e poi tutte le manovre conseguenti. Infatti. Lo dovete dare voi domani mattina, tanto so che molti di voi saranno lì, l'avvocato di Campli ci sarà e sarà comunque raggiungibile, i perugini devono dare il nome alla loro squadra. Bocca al lupo, buon lavoro.